Una presentazione ricca di personalità quella stamattina all'INAIL e tutti hanno voluto sottolineare con una punta di orgoglio il contributo dato in questo, diciamo, percorso, che è un percorso collettivo e anche una grande esperienza, se non il fiore all'occhiello appunto di una pubblica amministrazione. Questa giornata per noi ha un significato particolare perché rappresenta un'ulteriore tappa di quel percorso che l'INAIL, così come è stato detto da più relatori, con una felice intuizione, direi, ha avviato nel 2000, costituendo questo call center dedicato a fornire informazioni, orientamento e consulenza per la disabilità. Quindi è una giornata che rappresenta il consolidamento di questa felice avventura, nel corso della quale il contact center superabile, che nel frattempo ricordo è diventato integrato, nel senso che al call center si è affiancato anche un sito internet, secondo due percorsi paralleli ma intrecciati tra di loro, dicevo, questa felice avventura nel corso della quale superabile ha saputo costantemente evolversi in relazione non solo a quelle che sono le esigenze degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, ma delle persone disabili in genere, ma anche in relazione all'evoluzione tecnologica e alle nuove modalità di comunicazione sociale che ora impongono una presenza sempre più capillare, sempre più forte di superabile anche sui social network, in maniera tale che superabile diventi un circolo di comunicazione virtuoso, aperto sempre di più alla voce delle persone disabili, ma anche delle loro famiglie, delle associazioni e delle istituzioni. Il nuovo superabile ha un respiro che rispetto al superabile precedente, diciamo, porta l'INAIL in Europa? Assolutamente sì, perché questa è un'ulteriore esigenza dettata dalla necessità di stare al passo con i tempi, quindi abbiamo fortemente avvertito il bisogno di dare un respiro internazionale a Superabile, in maniera tale che Superabile possa dare uno spaccato completo non solo di quella che è l'evoluzione legislativa, di quelle che sono le buone prassi a livello nazionale, ma anche a livello europeo, e quindi in questo senso una delle novità di Superabile sarà appunto l'istituzione di un nuovo canale che si chiama Qui Europa, che consentirà appunto di dare una, diciamo così, una maggiore ampiezza di vedute a quella che, rispetto a quello che è il contesto di riferimento, che naturalmente necessariamente non è soltanto un contesto italiano ma anche un contesto europeo. E in questo senso un'altra delle novità sulle quali mi piace soffermare l'attenzione è il fatto che abbiamo ulteriormente arricchito l'offerta linguistica per quanto riguarda gli operatori del call center, quindi addirittura un call center che risponde in 7 lingue che poi corrispondono alle etnie più numerose di lavoratori stranieri presenti in Italia. Lavoratori stranieri che per i quali c'è un sempre maggiore protagonismo nel mondo del lavoro e purtroppo, ma speriamo sempre di meno, un protagonismo in senso negativo per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Superabile è un percorso collettivo che coinvolge tanti soggetti altamente qualificati. Si sente di fargli un augurio? Il mio augurio, io ho conosciuto Superabile nel momento in cui ho iniziato questa esperienza lavorativa che ora dura da un po' di anni presso la direzione riabilitazione e protesi. Il mio augurio è che Superabile possa crescere sempre di più, perché ci crediamo, perché ci crede l'INAIL, perché è un arricchimento della missione istituzionale dell'INAIL, ma soprattutto perché è uno strumento al servizio della disabilità, quindi con e per la disabilità.